Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Sono interista, lo sapete. Nel Siviglia ha battuto l'Inter in finale di Europa League e De Jong è stato nominato Award Winner, Man of the Match di quella partita di finale. Beh, merito al Siviglia perché in linea di massima ha giocato un secondo tempo migliore rispetto all'Inter, nel quale si è spenta totalmente. Una partita in generale giocata meglio dal Siviglia. Vabbè, e salve ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Se il video vi piace lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina e qui in descrizione troverete i link ai nostri social quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Allora, cosa penso di questo De Jong? Beh, la carta è bella, mi piace come design e quant'altro. Anche l'immagine di De Jong che bacia la coppa, mi piace. La carta, ecco. Le tre skill, l'equilibrio e l'agilità sono le note dolenti di questa carta. Maggiormente, secondo me, l'equilibrio. È un giocatore che purtroppo ha qualche difficoltà nel girarsi, nel voltarsi. E sappiamo tutti come in Foot 20 l'equilibrio sia molto importante per, appunto, rendere un giocatore meta, per rendere un giocatore imprevedibile. Lui purtroppo, a causa di questa agilità e equilibrio, è un po' così nel girarsi, ecco, no, non mi è piaciuta questa cosa, assolutamente. Resistenza, però, ottima, in generale il fisico è ottimo, a parte l'aggressività 64, però c'è da dire che ha colpo di testa, ha salto, e va bene, ha resistenza e ha forza. La forza però va a bilanciare nei contrasti l'equilibrio, perché l'equilibrio solo nel dribbling è abbastanza deludente, invece nei contrasti viene appunto bilanciato dalla forza. Reattività, controllo palla e freddezza sono 99. Giocatore molto reattivo, rapace e non ha problemi nella finalizzazione durante la marcatura. Nel mentre che è marcato riuscirà a fare pochi errori se deve tirare o passare. Questa è una cosa comunque positiva a parer mio. Il dribbling viene coronato dalle sole 3 stelle skill, che gli anni di massima potrebbero anche andar bene. Però dai, 3 stelle skill a me non piacciono particolarmente un attaccante, ecco. Passaggio in generale 88 e in linea di massima secondo me è un buon passaggio. Non è che sappia fare degli assist eccelsi, perfetti. Però da attaccante si avvicina, per il mio buono, ha le giuste qualità, le giuste caratteristiche nel passaggio di un attaccante, quale magari la visione che è 85 e il passaggio corto che è 96. L'effetto è 78, rientra nel tiro a giro, pallonetto, eccetera, e anche sui calci piazzati. Allora, in linea di massima il suo tiro a giro non è brutto in aria, perché viene aiutato dalla finalizzazione. Fuori dall'aria potrebbe essere aiutato dal long shot, ma è 82, quindi in linea di massima un tiro a giro dalla distanza un po' da rivedere a parer mio. Però il tiro, in generale, nella finalizzazione in aria e tira al volo sono veramente ottimi. Anche nella potenza tiro non avrà problemi, perché praticamente ha 99 in potenza tiro e tira al volo e 98 in finalizzazione. La velocità in generale è 92, ma me la sono vista strana, perché purtroppo è sbilanciata tra accelerazione e velocità scatto. L'accelerazione 88, velocità scatto è 95. La velocità scatto, cioè la velocità massima, ci siamo. Però ha problemi appunto nell'accelerazione, forse dovuto anche al rapporto altezza-peso, 188 cm con 86 kg di peso. Body type alto e medio, vabbè, avevo immaginato un body type del genere. Questo fisico secondo me va a penalizzare questa velocità 92 in generale. Però le 5 di piede debole sono ottime, ragazzi, ottime. Peccato appunto non poterle sfruttare appieno per l'equilibrio e agilità che lo danneggiano. Perché sì, abbiamo 5 di piede debole, ci stiamo. Però se non abbiamo la capacità di girarci, scusatemi, rapidamente con la carta, allora a volte possono essere anche un po' inutili. L'SBC costa all'incirca un 100.000 crediti, scusatemi, l'ho fatta tranquillamente, non costa tantissimo. Come alternativa vi posso dire magari un Suarez Tots. E come indice di ibridabilità da 1 a 5, allora nel Siviglia, la Liga Santander olandese, beh, allora la Lega è ottima, la squadra più o meno, dai, la nazione è anche interessante, gli do un 4-4 meno. Come stile intesa l'ho provato col base e
sinceramente ci metterei anche un motore per aumentargli l'agilità, per aumentargli l'equilibrio, per aumentargli il passaggio e la velocità. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 9+. Allora, di per sé è un attaccante interessante da fare in un SBC che non costa nemmeno tantissimo. E si sta cercando magari una punta da affiancare a un altro giocatore, perché secondo me De Jong in questa versione lo metterei in un attacco a due, non tanto in solitaria, ecco. In un attacco a due con Eusebio ad esempio, oppure magari un altro giocatore veloce, quale può essere, non so, Messi ad esempio, Messi adattato ad attaccante, o cioè, insomma, ci vuole un attaccante veloce a fianco suo, ecco. Oppure metterlo nel 4-2-3-1 con i COC stretti. Questa è una mia opinione, poi ognuno ha la sua. Ma ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuta, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, hashtag MF, quindi vi rispondo, saluta e vi ringrazio. Ciao belli!